Buonasera a tutti e benvenuti a questo evento di stasera che è un evento doppiamente particolare. Doppiamente particolare perché stasera riprendiamo una programmazione che poi ad aprile diventerà più sistematica qui nella sala storica, in questa meravigliosa sala storica della biblioteca comunale. E certamente il secondo motivo legato al primo, la riprendiamo nel modo, dobbiamo dire, peggiore, nel senso che l'argomento purtroppo è un argomento di drammatica attualità, e sapete, avete visto ovviamente Ucraina tra guerra e pace. E dunque un'introduzione, anzi una premessa, anche qui duplice, va fatta. Io parlerò, fatta questa premessa, per non più di 45 minuti, come di solito faccio in queste occasioni. E non ho preso neanche niente da proiettare, perché proprio cose da dire ce ne sono talmente tante che insomma si cerca di fare una sintesi. Dopodiché, appunto, chi volesse, come accennavo prima, può intervenire con previa prenotazione con il foglio alla mia destra. Appunto, la prima premessa è questa, che questo luogo, questa sala storica, ha una sua sacralità laica, ma ha una sua sacralità, e quindi il profilo istituzionale che pro tempore mi trovo ad avere mi deve spingere, pur sapendo che magari non ci si riuscirà al 100%, a quello a cercare almeno di arrivare a quello status che Max Weber chiamava lo standard avvalutativo. Cioè, per capirsi, le mie idee ovviamente io ce l'ho su questo evento, mi sembra giusto, le ho espresse e le esprimerò nei miei canali, in quelli che uso, diciamo, a livello personale. Qui il discorso è diverso, proprio perché siamo in un luogo particolare e c'è un ruolo istituzionale a cui fare riferimento. Siamo qui per dare quindi qualche contributo di conoscenza in più a chi è venuto, a ognuno di noi. Dopodiché poi ognuno la pensi ovviamente come sempre con la propria testa, e questo vale sempre, a maggior ragione di fronte a un argomento così impattante e divisivo come quello della guerra. E poi una considerazione, anche questa legata, visto che il taglio di stasera inevitabilmente sarà prevalentemente storico, historia non est magistra vitae, ormai l'abbiamo imparato in tutti i modi, e le magnifiche sorti e progressive sferzate da leopardi nella sua ginestra ci dimostrano che l'orrore della guerra, in questo caso della guerra alle porte di casa, è un qualche cosa che ci appartiene ancora. Non è che l'umanità vada necessariamente avanti in modo appunto progressivo, al punto tale che, come molti psichiatri hanno detto da tempo, è davvero in qualche modo consustanziale forse all'essere umano. Ciò detto, questa storia, che non è appunto magistra vitae, insegna però quantomeno, se non perché non lo insegna, a evitare errori e orrori, però ci aiuta a capire il mondo, a capire meglio almeno il mondo in cui ci troviamo. E il mondo è un mondo di guerra, lo era anche prima, ma ovviamente è inutile nasconderci. Quello che succede nello Yemen, per fare un esempio di una delle tante guerre che stanno insanguinando da anni il pianeta, ovviamente ci amareggia, ci rattrista, però è lontano in tutti i sensi. Quello che succede in Ucraina
non fosse altro che per la vicinanza geografica, per il fatto che qui abbiamo in Italia la più grande comunità europea, ucraina, e ovviamente non può che toccarci in modo diverso. E quindi un paio di considerazioni, almeno dal punto di vista proprio della storia del Novecento, che credo vadano fatte, le facciamo anche perché in questo mese quasi ormai di guerra, inevitabilmente dal punto di vista mediatico siamo appiattiti, ma è inevitabile questo, sul presente, no? Seguiamo gli eventi bellici giorno per giorno, qualche volta anche ora per ora. Credo che sia necessario, in un ambito appunto di diverso come quello di stasera, di questo pomeriggio, invece cercare anche di fare di trovare qualche passaggio storico del passato che non esaurisce certo la spiegazione di quello che sta accadendo, ma sicuramente fornisce delle chiavi di interpretazione. E qui bisogna partire dal Novecento e in particolare da un evento veramente devastante, di cui sto parlando anche nelle scuole in cui sono andato in questi giorni, ma è fondamentale, tanto fondamentale quanto purtroppo ancora poco conosciuto. Speriamo almeno che da questa tragedia possa scaturire una maggiore conoscenza di questo evento. Holodomor, la parola è una parola ucraina, appunto, è quello che fra il 1932 e il 1933 accadde proprio in Ucraina, per responsabilità esplicita rivendicata di Stalin. L'Unione Sovietica era appunto presente ormai da una dozzina d'anni e Stalin, che peraltro, come forse saprete, non era neanche lui russo ma era georgiano, Stalin, come molti della nomenclatura sovietica, aveva in grande diffidenza gli ucraini per vari motivi. Ne dico uno solo, quello che durante la guerra civile e bisogna fare questo ulteriore passo indietro, 1918-1920, la guerra civile in seguito alla rivoluzione di ottobre, è chiaro che proprio in Ucraina si combatté duramente fra le armate bianche e l'armata rossa e molti ucraini aderirono alla fazione antitroschista. E quindi Stalin non si fidava dell'Ucraina, non si fidava. E quindi decise di pianificare una cosa che non ha veramente pari nella storia del Novecento, ma non solo, cioè di affamare l'Ucraina. Cioè l'Ucraina venne scientificamente, militarmente affamata, cioè requisizione del cibo, del grano, no? L'Ucraina, il granaio d'Europa, e poi anche il cibo che invece gli ucraini importavano venne bloccato. E quindi sostanzialmente noi a che cosa abbiamo assistito, per arrivare subito al sodo, purtroppo? A 5 milioni di morti, una cifra che ovviamente non sarà mai quella definitiva e ufficiale, perché capite che la morte per inedia non si può classificare in modo netto, però insomma le cifre secondo alcuni di 5 milioni sono addirittura tarate per difetto. E questo massacro, questo genocidio voluto da Stalin per punire la riottosa Ucraina è una cosa che nessuno di noi ha studiato a scuola, perché fino ai primi anni del ventunesimo secolo i documenti non erano ancora usciti. Fu un grande storico inglese, Robert Conquest, agli inizi del 2000 a far venire fuori questi documenti, e poi sono usciti dei libri, ne segnalo due, uno della giornalista americana Applebaum, che tra l'altro abbiamo visto, e poi nel 2015, anzi prima nel 2015, quello dello storico fiorentino Ettore Cinnella, il quale appunto è stato in Italia il primo che ha portato su larga scala
questo problema alla conoscenza pubblica. Dobbiamo dire, ecco, tanto per finire questa questo tragico salto all'indietro, che Holodomor vuol dire appunto la parola ucraina, significa tante cose, ma anche cannibalismo, perché si arrivò, pensate un po', in quei due anni, tra il 32 e il 33, nelle famiglie sono stati documentati episodi di cannibalismo. Sappiamo che l'essere umano messo alle strette arriva, ce lo insegna anche il Dante Infernale, arriva anche a questo, e a questo si arrivò. E poi l'altro passaggio, che per spiegare i rapporti fra Russia e Ucraina è fondamentale, la Seconda Guerra Mondiale, l'operazione Barbarossa. Ecco che nel giugno del 1941 c'è la più grande invasione, che resta tale ampiamente, della storia militare, l'operazione appunto con cui Hitler e la Wehrmacht attaccano l'Unione Sovietica, passando ovviamente in prevalenza all'inizio dall'Ucraina. Un'invasione da ovest non poteva che essere così. E qui c'è un passaggio fondamentale, secondo me poco ricordato, molto poco ricordato in questi passaggi attuali televisivi. Sicuramente qualcuno l'avrà detto, io me lo sono perso, ma qui c'è questo passaggio per cui gran parte della popolazione ucraina, la storia va raccontata ovviamente per quello che è la documentazione, accolse con grande favore, con grande piacere i nazisti, perché pur di liberarsi dal giogo sovietico abbiamo appunto prova documentale che la popolazione in larga parte all'inizio fu favorevole. Ci sono testimonianze di queste donne ucraine che accoglievano la Wehrmacht con pane e sale, che è il modo tradizionale ucraino di accogliere l'ospite gradito. Chiaramente molte di queste persone, senz'altro la gran parte, cambiarono idea dopo i primi massacri e quello che tutti potete bene immaginare da parte dei nazisti. Però ecco, questo favor iniziale ci fu. E questo che cosa ci spiega? Ci spiega la forzatura, ovviamente l'uso politico della storia da parte oggi di Putin. Quando Putin dice che i suoi soldati vanno a denazificare l'Ucraina, ovviamente dice una cosa che attualmente non sta né in cielo né in terra, ma si basa su questo precedente storico. Se voi parlate con persone, con intellettuali russi, leggete alcuni passaggi, loro lo sanno, nelle scuole russe l'ucraino è visto con diffidenza, prima di tutto presentato appunto come nazista, come collaborazionista. E in effetti, ripeto, qui una base storica, ma legata alla Seconda Guerra Mondiale, c'è una figura come quella di Stefan Bandera, non so quanti di voi l'abbiano mai sentito dire, ma era il leader del collaborazionismo ucraino, che non ci fu solo in Ucraina, ma che sicuramente in Ucraina ebbe uno spazio più corposo che da altre parti. In tutti i paesi dell'est c'è stato, in Croazia c'è stato, in Serbia c'è stato, da tutte le parti, ma sicuramente in Ucraina ebbe un ruolo importante. Ma quello che dice Putin oggi è ovviamente un uso politico della storia, un uso strumentale quindi della storia. Non perché non esistano anche oggi gruppi di neonazisti, anche che ora stanno combattendo, no? Si parla spesso del battaglione d'Azov in Ucraina, ma ci sono, se è per quello, anche in Russia. Allora lui avrebbe dovuto iniziare a denazificare, come dire, a casa sua, perché ci sono anche
fior di gruppi neonazisti in Russia da molti anni, peraltro. Addirittura un gruppo nazi-bolscevico, che è un apparente ossimoro, ma esiste anche questo in Russia. Quindi l'operazione Barbarossa e la Seconda Guerra Mondiale in particolare è un passaggio che è cruciale per capire certe cose di oggi. Poi, come sapete, le cose sono andate nel modo che conosciamo. Stalin è stato, insieme agli Stati Uniti, il grande, e all'Inghilterra, il grande, la Francia in modo minore, il grande vincitore della Seconda Guerra Mondiale, e l'Unione Sovietica ha continuato ad andare avanti con la Guerra Fredda fino a quell'8 dicembre del 1991 in cui si è dissolta. E ovviamente l'Ucraina, lo sapete tutti, ma è giusto ora ridirlo in questo contesto, è rinata come nazione indipendente, come i paesi baltici e via dicendo. Sarà un caso, ma statisticamente avrete notato già negli anni precedenti che tutti questi ex nazioni che facevano parte dell'Unione Sovietica e tutti hanno iniziato a guardare molto più a ovest che a est. Potevano anche fare il contrario in teoria, e nessuno gliel'avrebbe obbligati in questo senso. Questo proprio a partire dall'Ucraina del 2005, quando qualcuno forse ricorderà, ci furono le prime manifestazioni di piazza a Kiev. Ormai sono passati 17 anni, ma nell'inverno fra il 2004 e il 2005 le grandi manifestazioni di piazza a Kiev per cercare di rovesciare il governo definito dal punto di vista dei manifestanti fantoccio putiniano che era al potere in Ucraina. Ecco, quello è un passaggio, mi pare anche questo poco ricordato rispetto alla sua importanza in questi giorni, che spiega tutto, perché Putin è da quel momento, dal 2005, che cambia completamente. Il Putin della prima fase, fine 1999 fino al 2005-2006, è un Putin che probabilmente in modo tattico, non sincero, però è un Putin che dialoga con l'Occidente, pratica di mare, viene addirittura in quell'evento del 2001 si parla della Russia che potrebbe entrare a far parte della NATO. Ora voi pensate, questo è stato detto più volte in questo mese, pensate che 20 anni fa appunto c'era la Russia sempre di Putin che almeno a parole, forse in modo, ripeto, insincero, ma qui la sincerità non conta, si presentava con un volto accondiscendente fino al punto di voler entrare nella NATO, cosa che appunto oggi ci sembra, come dire, fantapolitica, e questo è pure quello che è accaduto 20 anni fa esatti. L'anno comunque della svolta è ovviamente, saltando vari passaggi per motivi di tempo, è il 2014, questo sì, più volte richiamato, si richiama solo questo come se prima non ci fosse stato niente, ma diciamo i tempi televisivi sono molto di solito frettolosi e quindi va bene così. I fatti di piazza Maidan, di quella piazza che tutti noi vediamo ogni notte, ogni sera, governo filo putiniano di nuovo appunto cacciato, per Putin questo è sicuramente un affronto, un oltraggio che non si può che esige vendetta, ecco. E il 2014 è l'anno dell'1-2, diciamo così, tra il Donbass e l'annessione della Crimea.
due passaggi fondamentali, perché di fatto, se vogliamo, la guerra in Ucraina inizia allora. Cioè, noi siamo in guerra da noi, nel senso loro sono in guerra da 8 anni, una guerra a bassa intensità. In Crimea non si è quasi combattuto, però insomma di fatto i confini sono stati violati. Bisogna dire appunto sicuramente che nel Donbass c'è una forte componente russofona o russofila, in quel caso coincideva il russofono e il russofilo. E bisogna dire anche che la Crimea era storicamente appartenuta alla Russia, era stato un regalo di Nikita Khrushchev all'Ucraina. Khrushchev era ucraino di origine e quindi aveva fatto questo regalo negli anni 50, tanto era tutta Unione Sovietica, quindi era un regalo, faceva bella figura regalando una cosa sua che poi restava sua sostanzialmente, però poi le cose appunto sono cambiate. Quindi la guerra, se vogliamo, è iniziata nel 2014 e qui una cosa che bisogna dire, purtroppo qui si entrerebbe in quella zona in cui non si potrebbe essere avvalutativi, come ho cercato di essere fino a questo momento, però questo, i fatti quali sono? Che l'Europa e in particolare anche l'Italia, proprio in questo periodo, nel quasi decennio 2014-2022, ha aumentato le importazioni di gas e di altre energie e di altri combustibili dalla Russia. Ripeto, qui non ci sarebbe da andare inevitabilmente in questioni politiche che qui non possiamo e non vogliamo toccare, però questo è un dato di fatto. Cioè, noi oggi tutte le sere ci dicono che siamo dipendenti intorno al 40%, tra il 40 e il 45% del gas lo prendiamo dalla Russia, e nel 2014 eravamo messi meglio, nel senso meno dipendenti dalla Russia. Questa è una cosa che non può non farci riflettere. Lo stesso dicasi per le armi, per l'import-export di armi. Sono cose che pesano, che quando ora accendiamo il riscaldamento, o non solo quello, hanno un loro impatto, e non osiamo pensare che quello che potrebbe succedere in futuro. Cerchiamo di essere ottimisti. E poi qui si arriva alla fase sempre più vicina a questo purtroppo nostro 24 febbraio, perché c'è la questione che è quella fra le più dibattute, l'extra allargamento della NATO verso appunto est, verso la Russia. Allora, questa è una questione che ha piena dignità storiografica, cioè una figura che certo non si può definire rivoluzionaria, come Henry Kissinger l'aveva detto, lo ha scritto, che era eccessivo, anzi, come è stato riproposto recentemente, anche l'attuale presidente degli Stati Uniti a fine anni 90, non da presidente appunto, ebbe una posizione molto critica verso questo allargamento. Sergio Romano, l'ambasciatore editorialista che abbiamo avuto l'onore di avere proprio qui, da dove vi parlo, nel dicembre del 2019, lo sapevamo quale fosse la sua posizione, ma ha avuto modo di ribadirla anche qua. Sergio Romano qui disse: guardate che questo allargamento della NATO verso est sarà foriero di grossi problemi. Non è che predisse ovviamente quello che sta succedendo, ma insomma ci andò vicino. Quindi questo è un dibattito che non si può eludere e che ha delle ragioni d'essere, ma tutto questo, ricordiamoci, vale fino al 24 di febbraio.
Ecco, questo mi sento di dire, non so se questo sia valutativo o meno, però ecco, questo vale fino al 24 di febbraio, nel senso fino a quando poi chi poteva avere delle ragioni geopolitiche, geostrategiche come la Russia, poteva avere e aveva, però le ribalta con un'azione di sconsiderata aggressione imperialistica. Questo ovviamente è forse il punto cruciale della questione, perché insomma bisogna capire quale sia la cosa. Qui il rapporto con gli Stati Uniti, ecco, per esempio, altro punto ovviamente cruciale, no? In questi momenti viene fuori spesso un latente, ma neanche troppo, anti-americanismo della società italiana, europea, ma credo che come in Italia da poche altre parti sia presente. La storia, visto che appunto siamo qui un po' a discettare di questa materia, ci dice che cose che dovremmo ricordare, ma che evidentemente per molti sono in qualche modo cancellate, abrase dalla memoria collettiva. La grande guerra, la prima guerra mondiale, noi pensiamo sempre alla seconda, ma anche la grande guerra che noi abbiamo vinto, a differenza della seconda, non lo so, senza gli Stati Uniti, come sarebbe senza il contributo a favore dell'intesa degli Stati Uniti, dal 17 in avanti, non lo so come, nessuno lo può sapere come sarebbe andata. Lì abbiamo vinto, ma l'aiuto statunitense è stato importante, in modo soprattutto indiretto, ma comunque anche diretto. Hemingway venne in Italia a combattere. Ecco, la Seconda Guerra Mondiale non c'è neanche, credo, spero, bisogno di dirlo. Se siamo stati liberati dal nazifascismo, in larghissima parte, manu militari, dipende dagli alleati, è difeso dagli alleati. Non erano solo americani, ma certamente la presenza americana, basterebbe visitare appunto qualche cimitero anche non tanto lontano da noi. La guerra fredda, forse c'è ancora qualche nostalgico che è dispiaciuto di averla vinta, ma l'abbiamo vinta, l'hanno vinta gli Stati Uniti, ma essendo noi nello stesso campo di alleanze, ecco, se vedere ora che in una situazione come questa, in cui c'è un aggressore che è ben definito, insomma, mettere in discussione ora, come fa una piccola ma indubbiamente significativa parte, qui mi rendo conto appunto di scivolare nelle valutazioni anche, però è anche un dato di fatto, vedere dei cartelli che inneggiano all'uscita dalla NATO sostanzialmente, perché c'è anche chi ha chiesto questo, dovrebbe fare riflettere, anche prima, ma credo oggi più che mai. Mai essere ovviamente sudditi, servi, magari sciocchi degli Stati Uniti e della NATO in generale, ma certamente nel mondo tripolare di oggi l'alternativa all'atlantismo è un'alternativa un po', mi sembra, ostica e difficile, perché vuol dire andare, per essere molto brutali, o con Putin o con Xi Jinping, con la Cina. Quindi credo che questo sia un ragionamento che non possa essere eluso. E siamo al 24 di febbraio, neanche un mese fa. Da un certo punto di vista sembra sia passato tantissimo, forse, non so se a voi faccia questa impressione, perché viviamo appunto giorno per giorno molto intensamente questa dinamica, c'è chi la vive sicuramente più intensamente di noi. Questa è la data che appunto entrerà nei libri di storia, e quindi noi stiamo vivendo la grande storia, un evento che drammaticamente smentisce la tesi di chi alla fine
degli anni 80, inizio anni 90, come il politologo americano Fukuyama aveva predetto la fine della storia, no? C'era chi diceva che con la fine con il crollo dell'Unione Sovietica e la fine della Guerra Fredda, la storia nel senso ottocentesco e novecentesco del termine sarebbe finita. Ecco, invece già c'erano state molte smentite, bisogna dire, e Fukuyama ha già fatto mea culpa, però questa è una smentita, se possibile, ancora più forte, perché qui si sta parlando di qualche cosa che non è il terrorismo islamico, che è una cosa comunque diversa rispetto alle guerre tradizionali, una guerra asimmetrica, è terrorismo. Qui si sta parlando di una guerra, di cui ora diremo qualcosa nel concreto, ma di una guerra che ha molti elementi delle tipiche guerre di aggressione imperialistiche, addirittura, se vogliamo, di fine Ottocento. D'altronde Putin l'ha detto più volte, non è che l'abbiamo scoperto ora, forse qualcuno l'avrà scoperto ora, che il suo punto di riferimento è lo zar Alessandro III, zar dal 1881 fino al 1894. Uno zar che diceva sostanzialmente che per lui la Russia poteva avere, l'impero zarista, solo due alleati in politica estera, il suo esercito di terra e la marina. Ecco, voi capite che una figura che nel XXI secolo prenda a modello una figura come questa non c'è nel panorama, questo non è una valutazione personale, sfido io appunto a trovare un leader mondiale, se non forse appunto in Corea del Nord o da quelle parti, che abbia come punto di riferimento una figura come nel caso di specie Alessandro III, lo zar. La storia, dicevo, non è finita, appunto, e dobbiamo anche dire che uno dei pochi lasciti, lo dico con amara ironia, ma insomma uno dei pochi lasciti favorevoli, positivi di questa guerra è che almeno finiremo di dire una cosa che era un po' scandalosa da dire, ma che tutti noi abbiamo sentito tante volte, forse qualche volta l'ho detta anch'io qui, ammetto, che l'Europa ci ha garantito 70 anni di pace. Questa era una semplificazione che non reggeva già prima alla prova dei fatti. La guerra nella ex Jugoslavia 1991-95 già sarebbe bastata, però lì si potrebbe dire una guerra civile, ma i bombardamenti della NATO, proprio della NATO in Serbia, iniziati, fra poco sarà l'anniversario, il 24 marzo del 1999, per fermare l'operazione Ferro di Cavallo di Milosevic, il leader allora serbo, e quella è un'operazione che vede la NATO attiva in suolo europeo bombardando. Belgrado è stata una città, una capitale, Beograd, europea che è stata bombardata. Belgrado è più europea, mi permetto di dire, di Kiev, ma non ha senso fare queste classifiche, però questo va detto. Quindi la storia dell'Europa che ci aveva garantito 70 anni di pace, ora proprio già non valeva prima, ora non vale a maggior ragione. Resta almeno questo, ci conforta almeno questo, che in effetti un'altra frase che era entrata un po' nel mantra geopolitico, questa almeno regge, cioè che le democrazie non si fanno le guerre. Non regge in generale, però rispetto all'attualità regge. Qui la Russia non è oggi una democrazia, quindi la guerra l'ha iniziata una non democrazia, poi su quello che sia fino in fondo lo possiamo tranquillamente dire, magari ci saranno domande, però non è una democrazia. Quindi una non democrazia muove guerra a una, anche se discutibile, ma democrazia. L'Ucraina ha eletto con elezioni
che gli osservatori internazionali hanno considerato legittime il proprio leader che vediamo tutti i giorni, Zelensky. Oggi sul Fatto Quotidiano, sul quotidiano diretto da Marco Travaglio, c'è una posizione, come spesso capita a Massimo Fini, al giornalista, una posizione eterodossa rispetto anche alla stessa linea editoriale del giornale. Perché Massimo Fini cita Benjamin Constant, che nel 1813 in un famoso pamphlet polemizza contro Napoleone che aveva appena invaso la Russia, e cita, la Russia vedete sempre presente, e cita, ricorda Massimo Fini, che gli argomenti che tutti gli invasori utilizzano e che appunto aveva utilizzato anche Napoleone sono sempre validi. Vedete, questa guerra è una guerra che ha degli elementi appunto anche ottocenteschi, qui si parla di più di due secoli fa. Per esempio Constant diceva, citava quello che dicevano molti generali, probabilmente lo stesso Napoleone, a proposito dei russi: combattono, resistono, allora è vero che ci avrebbero attaccato, stiamo facendo bene. Questa è una motivazione classica ottocentesca appunto per giustificare una guerra d'aggressione. Ora, qui dire che l'Ucraina avrebbe attaccato a breve o anche non a breve la Russia, ci vuole insomma un bel coraggio a dirlo, ma di fatto viene detto anche questo. Che guerra è questa? Ecco, gli storici militari, gli analisti militari, gli storici parleranno soprattutto dopo, parlano di una guerra ibrida, una guerra multidominio. Sicuramente, lo vediamo tutti, è un impasto di arcaicità. Ci sono elementi da seconda e anche da prima guerra mondiale. Già da prima del 24 febbraio, vi ricordate le immagini del, per esempio, di trincee, cose che non si vedevano più da tempo, ma poi anche di ultimissima generazione, la cyber war, che era iniziata già prima appunto del 24 febbraio da parte russa. Una parte, quella più forte militarmente, potete insomma immaginare quale sia, quella putiniana, all'aviazione, anche se non si capisce fino in fondo come mai non la usi al 100% delle potenzialità. L'altra praticamente no, e per questo che chiede appunto in modo insistente l'istituzione della no-fly zone. Però ha un'ottima contraerea, ecco, la contraerea ucraina, ovviamente rifornita da quello che la stessa Italia ha votato, il cui Parlamento ha votato per appunto il dare le armi agli ucraini, e la contraerea è di primo livello. Ci sono gli Stinger americani, che già da una ventina d'anni sono insomma armi non più di ultimissima generazione, ma che contro l'aviazione militare nemica possono fare danni molto, molto seri. E poi c'è la novità di questi missili TB2 Bayraktar turchi, che sono dei missili molto efficaci appunto, che hanno gli ucraini per contrastare gli elicotteri e gli aerei da guerra russi. Il ruolo della Turchia, una parentesi che va fatta, è un ruolo particolarmente complesso. Ora, anche qui bisogna andare rapidi, ma la Turchia, sapete, è un partner importantissimo della NATO, ha interessi forti con la Russia, anche di Putin, un rapporto altalenante, però ha dato, ovviamente ha venduto, questi fondamentali, queste armi fondamentali per ora a favore della Turchia. Probabilmente, dicono gli analisti militari,
la guerra probabilmente sarebbe già finita senza queste armi, e Putin sicuramente era quello che si immaginava. La guerra lampo, questo ormai lo filtra anche da fonti che in qualche modo si fanno filtrare appunto dal Cremlino, e Putin, che non aveva nemmeno avvertito tutto il governo di quello che stava per fare, non aveva avvertito le banche, non aveva avvertito il sistema finanziario, Putin pensava entro una settimana di regolare i conti, perché pensava appunto che sostanzialmente sarebbe successo quello che era successo a parti invertite nel 1941, cioè pensava che almeno la popolazione nutrita russofona si sarebbe dimostrata russofila, cioè si sarebbe schierata con Putin, o quantomeno avrebbe fatto un'operazione di avvicinamento. Invece questo è fallito completamente. Questo lo possiamo tranquillamente dire, perché se fosse successo che quel 15-20% di popolazione russofona si fosse schierata a favore di Putin, dell'armata russa, sicuramente la guerra, la resistenza ucraina non sarebbe stata così compatta. Su questo non c'è dubbio. Ecco il dramma, si arriva poi al dramma dei civili. Un po' in modo senz'altro volontario, un po' per anche la mancanza di precisione da parte di missili che non sono precisissimi, pare, da parte dei russi, fatto sta che questa è diventata da subito una guerra contro i civili. I russi stanno mettendo in pratica la cosiddetta dottrina Gerasimov, dal nome di un generale che secondo fonti ucraine sarebbe stato eliminato, ma non abbiamo conferma. E è una dottrina che non è che sia particolarmente complessa, vuol dire distruggere una città casa per casa, o quantomeno palazzo per palazzo. Se voi prendete Mariupol, la città di cui si parla di più anche in queste ore, che da due settimane è sotto assedio, abbiamo la notizia che il 90% delle abitazioni è stato danneggiato in modo concreto. Quindi questo dato resta purtroppo, non c'è bisogno neanche di commentarlo. La dottrina Gerasimov è stata già utilizzata dai russi in altre occasioni, perché bisogna ricordare, ecco, una cosa fondamentale, che il nazionalismo putiniano, l'imperialismo putiniano, non è che ci sia solo nei confronti dell'Ucraina già dal 2014. In Libia, per esempio, la parte più a est della Libia, che come sapete è la Cirenaica, di fatto c'è Putin che controlla il territorio attraverso i suoi mercenari, perché non può fare arrivare direttamente il suo esercito, e quelli della cosiddetta legione Wagner. Già, insomma, il nome è evocativo e fa pensare qualcosa a proposito delle pulsioni, di chi abbia più pulsioni naziste all'interno delle proprie forze. E quindi metà della Libia è controllata dalla Russia di Putin, la parte appunto della Cirenaica. Altre parti dell'Africa vedono la presenza importante di russi. Quindi non è che ora all'improvviso Putin abbia, o comunque dal 2014, e abbia solo in mente l'Ucraina. Questo, noi oggi vediamo solo l'Ucraina, ma dobbiamo tenere presente questo. E tutto ciò rende particolarmente difficile, sfuggente la questione, perché noi non sappiamo quello che voglia fare Putin. Primo, perché appunto non c'è solo il fronte dell'Ucraina, come ho appena detto,
e neanche solo il fronte dell'Est Europa. Possiamo immaginare che Putin voglia arrivare appunto a ricreare, come si dice spesso, l'ex Unione Sovietica, ma non c'è solo quello, non c'è solo quello. Noi non lo possiamo sapere. Hitler, almeno si fa per dire, aveva scritto un'opera tristemente famosa, anche se poi l'hanno letta in pochi, io ecco sono fra quei pochi, il Mein Kampf. Almeno Hitler aveva un vantaggio, aveva scritto tutto. E Hitler si sapeva quello che voleva fare. Poi altra cosa è la sottovalutazione a cui che colpì tutti, però Hitler l'aveva messo nero su bianco prima di andare al potere, anche l'invasione dell'Unione Sovietica. Noi Putin, oltre a un'idea di restaurazione dell'ex Unione Sovietica, non sappiamo cosa voglia fare, né ovviamente lui ce lo dice. Già il fatto di controllare l'Ucraina è un fatto che gli analisti militari considerano praticamente impossibile. L'Ucraina, lo sapete, come ormai 600.000 chilometri quadrati. L'Ucraina è il doppio dell'Italia, esattamente il doppio dell'Italia. Anche se Putin vincesse, dovrebbe praticamente mobilitare la metà circa di tutto il suo esercito, circa 900.000 effettivi, per controllare militarmente l'Ucraina. Gli converrebbe, ma ne dubitano in molti. Però appunto a questo punto, scusate la ripetizione, tutto è possibile, perché ripeto, quello che è accaduto dopo il 24 febbraio non era stato previsto da nessuno se non dai servizi segreti americani e inglesi. Fior di analisti dicevano: Putin ha ammassato le truppe, ci sarà un'operazione militare nel Donbass, potrebbe cercare di legare, come sta facendo con Mariupol, il Donbass a est con la Crimea, insomma la dorsale a sud-est, ma Kiev non entrerà mai, non proverà mai a farlo. Abbiamo visto come sia andato. Mi avvio alla conclusione. C'era un'intervista molto interessante, ce ne sono tantissime, ma a uno storico, un accademico russo, Sergei Radchenko, che però insegna in due atenei occidentali, sul Sole 24 Ore di domenica. Radchenko è uno storico che da anni fa un lavoro specifico nel cercare con successo di smascherare l'uso politico che fa Putin della storia, a partire appunto, come dicevo prima, dalla Seconda Guerra Mondiale. Che cosa farà lui? Per esempio, nella Seconda Guerra Mondiale, come gli storici legati al potere putiniano, quasi si arriva a negare il patto Molotov-von Ribbentrop, proprio per far vedere che non c'è stato nessun particolare legame con il nazismo da parte di Stalin, mentre invece il legame ci fu, e come se ci fu. E Zelensky, da par suo, usa con grande abilità, come ci ricorda Radchenko, le corde giuste a seconda dei parlamenti che ha davanti. Ieri l'avrete sentito davanti a quello statunitense, ha ricordato l'11 settembre in particolare, no? Ha ricordato Pearl Harbor, ha ricordato le cose giuste per toccare il cuore dei deputati americani. Ma dobbiamo dire che anche se vediamo ora martedì che cosa dirà, sono particolarmente curioso di fronte al Parlamento italiano, quali corde toccherà. Ma sa usare molto bene il mezzo, d'altronde appunto è un ex attore, quindi chi meglio di lui. Ricordiamo, visto che questo ha suscitato molte ironie da parte di quel settore sostanzialmente, no, che si riconosce nello slogan né con Putin né con la NATO,
Ricordiamo che anche Ronald Reagan, che vinse la guerra fredda, piaccia o meno, ma era un attore di film, tra l'altro di B-movie americano, e quindi era diventato un politico nella seconda parte della sua vita, da questo punto di vista esattamente come Zelensky. Ma fatta questa precisazione, appunto a Radchenko alla fine dell'intervista è stato chiesto dal giornalista intervistatore: l'escalation non si sta fermando, come andrà a finire? E Radchenko ha risposto, come credo chiunque al posto suo avrebbe risposto, cioè così: spero in un lieto fine, ma sono uno storico e nella storia purtroppo ci sono pochi happy ending. E in effetti si fa male a non dargli ragione. L'importante, ecco, questa credo possa essere una conclusione, è cercare, per quello che riguarda noi, che insomma fortunatamente siamo, speriamo di restare, ben lontani dal fronte, per quanto il fronte ovviamente ci sia più vicino che mai, l'importante è cercare di mantenere cercillianamente la calma, facendoci vedere pragmatici da una parte e solidali verso gli aggrediti dall'altra, con quello che si può fare in una repubblica democratica, che quindi deve anche giustamente tollerare il dissenso, altrimenti saremmo come la Russia putiniana, che manda in prigione fino a 15 anni chi addirittura chiami guerra quella che non è una guerra, è peggio, perché è una guerra di aggressione, è una guerra imperialistica di aggressione. Quindi una repubblica democratica in cui tutti possono legittimamente esporre la propria opinione, certo, e qui la questione è sicuramente, ne abbiamo dato qualche pillola, è sicuramente complessa, molto complessa, ma proprio per questo bisogna invitare a tenere sempre a mente che all'interno di questa complessità poi c'è una cosa molto concreta e molto elementare: c'è chi ha aggredito e c'è chi è stato aggredito. Quindi che la complessità sia indubbia, insomma, non deve diventare un facile alibi per la disonestà intellettuale. E io mi fermerei qua. Grazie. Eccoci. Allora, se io mi metto a sedere e se qualcuno vuole fare un intervento, raccomandando la brevità, perché poi verso le 7, come qualcuno ricorderà, bisogna chiudere la sala storica, ma se c'è qualcuno, ben volentieri. Allora, dicevo, l'informazione è un problema, a mio avviso, perché insiste sui dettagli delle operazioni belliche, che sono importanti, per carità, però solo sui dettagli. Cioè, Rai 24, che io apro sempre perché c'è sempre qualche intervista interessante, è dedicata alla guerra, e le altre anche hanno un'attenzione ai dettagli. Oggi sono morti due bambini, cioè, capite, siamo tutti addolorati, ma ci sono dei dettagli che a un certo punto, che facciamo? L'aritmetica purtroppo ha senso fino a un certo punto, purtroppo. Ora invece mi sembra che alcune questioni grosse siano ignorate o quasi. Ad esempio, questo problema del ruolo dell'ONU. Ora, questo Putin pare, questa è una domanda che pongo a te che leggi più di me i giornali, pare che da 6 mesi stesse requisendo, riportando a casa i soldi che aveva nelle banche internazionali, perché evidentemente aveva pensato: questa informazione è confermata, sì, no, non si sa. È comparsa a un certo punto, io l'ho raccolta passando davanti alla televisione. Ma questo è fondamentale. Capite bene che se 6 mesi fa
c'erano queste operazioni e santo Dio, la Banca Internazionale dovevano subito informarsi e informare di questa situazione. Secondo, il problema del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. L'ONU è distrutta, no? È già stata distrutta per varie cosette americane, il bombardamento francese della Libia è stato una cosa drammatica, no? Un precedente assolutamente drammatico anche per l'Europa, che ha dimostrato di non esistere in occasione di quel bombardamento di cui ancora paghiamo le conseguenze tutti in Europa, meno dei francesi. Allora, dunque, questa storia del Putin è presidente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, la massima autorità internazionale per garantire la pace. Ragazzi, signori, scusate, ma lui prima del 24 febbraio doveva andare a occupare il seggio all'ONU e dire: signori, io non mi sposto. Il primo gennaio andava lì, io non mi sposto da qui se non mi risolvete l'aggressività della NATO. E andava lì e diceva: signori, l'aggressività è questa, missili puntati contro Mosca, contro tutto. Ma ragazzi, che c'era bisogno di un'aggressione per risolvere il problema della sicurezza nei confronti della NATO? Ma non è possibile. Uno che è presidente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU è uno dei pochi che contano al mondo ed è il presidente che convoca gli altri. Non è possibile. Questo è veramente una delle cose che neppure Hitler ha fatto. Questo non è mai avvenuto nella storia, no? Che uno neghi la propria posizione addirittura istituzionale mondiale. E questo è uno dei punti che forse non vengono capiti. L'altro punto sul quale insisterei è quello, e mi avvio alle conclusioni come si dice 10 minuti prima, dunque l'altro punto è quello che è o non è una guerra di resistenza quella degli ucraini, perché si dubita anche di questo, come ha accennato Raffaele. Se è vero che è una guerra di resistenza, purtroppo a talune, la storia non si ripete mai uguale, ma a talune assonanze, diciamo, con quello che hanno fatto i nostri partigiani. Ma signori, scusate, si dice: Zelensky, tu sei un delinquente perché non ti arrendi e provochi vittime civili non arrendendoti. Chiaro. Su questo che provochi la resistenza ai russi, provochi delle vittime civili, non c'è dubbio. Però anche i nostri partigiani sapevano che facendo i partigiani provocavano delle rappresaglie tedesche e fasciste, ma lo sapevano tutti, c'erano i manifesti. Ai manifesti in italiano che dicevano: per ognuno dei nostri noi ne prendiamo 10 dei vostri. Era una cosa che sapevano, tutti sapevano. E non mi si dica che i partigiani hanno operato perché arrivavano le armi dall'aria, o avrebbero operato ugualmente. E noi, badate, la Ucraina ha adesso un'unità nazionale che prima non aveva. Questo bischero criminale è riuscito anche a realizzare l'unità nazionale dell'Ucraina, un'identità che prima era un po' incerta, no? Pare. E poi c'è questo fatto, no? Che è una guerra che è di resistenza questa. E noi, la nostra Repubblica, badate, non è stata fondata sulla pace. La nostra Repubblica si fonda sulla guerra, purtroppo. È stata fondata sul sangue. La nostra Repubblica è basata sulla resistenza antifascista e antinazista, sì o no? Questo è quello che insegniamo nelle scuole. Io l'ho insegnato per 30 anni, 40 agli studenti, ne avevo 600 a Roma, va bene, ogni anno, e studiavano queste cose anche. Non si studiano molto, a dir la verità, però c'è chi le insegna, capito? La nostra, andate a studiarvi gli atti della Costituzione, della Costituente, è una Repubblica democratica, antifascista e antinazista, sì o no? Perché se non partiamo da queste cose qui, e i partigiani sono benemeriti, festeggiati tutti gli anni il 25 aprile, sì o no?
Il babbo di quel Revelli, che l'altro giorno gli ho sentito fare un discorso birbo, diciamo, il babbo era un emerito partigiano, grande scrittore, Nuto Revelli, da bambini noi si leggeva Nuto Revelli. Ora sento il figlio che fa l'ondeggiante, ma scherziamo, ma io fossi suo padre mi rivolto, nella tomba mi rivolto. Nuto Revelli, andatevi a leggere, io mi ricordo i libri di Einaudi degli anni 50, figuratevi, Nuto Revelli era un mito per noi ragazzi, no? Che siamo cresciuti nel dopoguerra, che avevamo le rovine da tutte le parti. Io avevo Ventimiglia, che era ridotta in un rudere, perché era zona ferroviaria di frontiera, figuratevi, mio padre mutilato. Ma non so se qui si è sentita meno la guerra rispetto al nord, sapete bene che è stata un'altra cosa, città intera rasa al suolo quasi, ma scherziamo? Eppure che facciamo adesso? La polemica con gli americani perché ci hanno buttato le bombe? Quei criminali che resistevano sono i veri responsabili, punto e basta. Non si può essere a metà in scelte di questo genere, a mio avviso. Qui sono delle responsabilità precise nella informazione su questi fatti. Non Putin, non ne parliamo di Putin, ma qui abbiamo dei media che sono incerti, che hanno paura di tutto, hanno paura di tutto, e quindi non è possibile, capite? Non c'è una cultura, questo sì avrei paura adesso, perché c'è una cultura che non ha una precisa identità, capito? Questa è l'Europa. L'Europa è debole per questo, non perché non ha i missili puntati, ma queste sono... Noi siamo deboli culturalmente, culturalmente, come quando 20 anni fa, in aula magna dell'università si discusse, non dico chi era l'interlocutore, si discusse dell'allargamento dell'Europa. Io obiettai da piccolo professore di provincia, forse ero già a Roma, non mi ricordo. Insomma, morale, quando si trattò di allargare l'Europa, ma scusate, io dissi timidamente da bischero di provincia, dissi, ma scusate, ma allargando l'Europa, lo capite che la indeboliamo per forza? Noi dobbiamo prima fare uno Stato federale forte, dei soci fondatori, federale, con unica politica estera, esercito, eccetera, fisco, se non riunifichi il fisco non farai mai niente se non unifichi il fisco, fare le macchine, cioè, l'industria è una sciocchezza unificarla. Dunque, dicevo, se noi non facciamo un'Europa forte, il nucleo europeo deve essere forte. Una volta fatta un'Europa federale, tu ti colleghi con i vicini, ti coordini, ti allei, li fai crescere, ma tu non puoi mettere sullo stesso piano un paese come la Germania, cos'era la Germania, figuratevi, nel 2002 anche più potente di oggi, non la puoi mettere sullo stesso piano dell'Ungheria, scusate, della Romania, eccetera, con una libertà di movimento che assicura l'Unione Europea. Non ha senso, via. Cioè abbiamo fatto un passo più lungo della gamba motivato dall'economia, badate, le altre erano chiacchiere, dall'economia soltanto. Noi così vendiamo, li invadiamo con i nostri prodotti. Avete visto quanto è stata forte questa previsione? Completamente rovesciata, perché ora si produce di là dove costa meno la forza lavoro, ovviamente, e invadono il nostro mercato. Noi che siamo il vaso di coccio, naturalmente siamo quel, chiedo scusa, mi avvio alla conclusione, perché ho detto tutto, ormai ho detto, l'essenziale è questo, i particolari della guerra purtroppo sono particolari di guerra. Capito? La guerriglia, tutto, che diventerà un altro Vietnam se va avanti, sono cose tutte prevedibili, insomma, è tutto prevedibile questo. A me sembra, e ti pongo appunto come domanda, se è vero o no, se pensi che sia vero o no, nessuno può dire come va avanti, però a mio avviso qui, se non viene meno l'uno o l'altro, la guerra non si ferma.
perché ora è diventato un fatto per questi due leader, è un fatto di vita o di morte. Io credo che nessuno dei due ceda se non c'è qualcosa che violentemente li fa fuori. Perché non, capito, a questo punto Putin, come fa? Se perde è finito, no? È chiaro, è un uomo, è già finito ora, insomma, no? Quindi io credo che il problema sia questo. Secondo, ultimo problema di cui non si parla, è quello che si intravede in futuro. Se va avanti con Putin, l'alleanza con la Cina è nelle cose, cioè c'è già praticamente, no? Semplicemente non, forse non gli dà le armi, ma l'alleanza c'è già. Chi non interviene in questo momento, è chiaro che è con uno o con l'altro, c'è poco da fare. Quindi questi grandi stati, India, Cina e la Russia, fanno il futuro e noi Europa non contiamo niente. Ultima domanda, no, è domanda semplicissima. Il filmato di Marina, di questa Marina della giornalista russa, che io ho visto ieri mattina alle 7:40 su non mi ricordo che canale, è bellissimo. Guardate, non il ritratto delle, quella stupidaggine per chi l'ha proiettata, non è quella storia del cartello, ha fatto un discorso lucidissimo. Chi mi trova il discorso YouTube di Marina, mi fa un grande piacere, perché lo carico subito, non l'ho trovato, io ho messo in Facebook la sua foto eccetera, ma non il discorso, che è veramente, guardate, non c'era una parola fuori posto, una donna di estrema, come dire, lucidità. Ora qui si dovrebbe ripartire, quindi si dovrebbe ripartire con altri 45 minuti, se non anche 50, quindi se ci fosse un altro intervento, perché questo è stato più un contributo multipolare che altro, ma le domande anch'io non, da quale si parte, quella dall'ultima, ecco, quella della giornalista, sicuramente coraggiosa e efficacissima, perché credo che quella sarà un'immagine, che un intervento iconico, come si dice oggi, a livello di storia del giornalismo, no? E in effetti l'ho visto anch'io da qualche parte, il ragionamento che ha fatto lei è un ragionamento davvero che brilla per intelligenza e per lucidità. Lì, ecco, l'ONU almeno è intervenuto, forse la pressione dell'ONU può averle per il momento salvato la vita o salvato la libertà, forse, e lo speriamo ovviamente per lei. E questo è, infatti ieri sono rimasto un po' sorpreso guardando quella ragazza ucraina forse qualcuno di voi l'ha vista in una delle due, mi pare, dalla Gruber, che a domanda della giornalista Gruber su questo evento, su questa figura di giornalista così coraggiosa, invece ha avuto da ridire, perché ha detto ma lo poteva fare nel 2014. E questo, però anche questo, questa intransigenza che in alcune figure c'è ucraina, e d'altronde è l'altra faccia dell'orgoglio di questo popolo, che appunto, come dicevi giustamente, l'Ucraina sta assistendo in questi momenti, in questi giorni, a una situazione, quella che gli americani chiamano nation building, cioè si sta costruendo ora come nazione, perché se pensate la differenza fra un ucraino prima di Leopoli, cioè a 40 chilometri dalla Polonia, nessuno parla russo, eccetera, e appunto un ucraino del Donbass, c'è una differenza che per noi va più sicuramente
pur con tutte le differenze della, di quello che ci può essere fra il sud, il nord, il centro, eccetera. Ora sono cosa che appunto Putin non aveva sicuramente previsto, ora sono uniti, quantomeno in larghissima parte, no? Il consenso di Zelensky pare superiore al 90%, quello di Putin non lo sappiamo per motivi evidenti, perché tutte tutti i consensi che ci sono non sappiamo quanto siano liberi, ovviamente. Quindi ecco, l'Ucraina sicuramente da questo punto di vista, se riuscisse a resistere e si riuscisse a trovare una soluzione diplomatica, sarebbe la cosa, da questo punto di vista, con tutte le tragedie, sarebbe una cosa per l'Ucraina, un elemento di crescita, no? Come gli Stati Uniti sono nati attraverso sostanzialmente una guerra contro le colonie, no? Cioè contro la madre patria inglese, e si sono rafforzati attraverso la guerra civile tra il 1861 e 65. Sono, come dire, elementi di drammaticissima crescita, però bisognerebbe che la guerra finisse presto, perché il problema è che oltre ai morti c'è appunto un esodo biblico, come sappiamo tutti, non è che ci fosse bisogno di venire qui a sentirselo dire. Faccio solo notare che l'Ucraina aveva prima dell'inizio della guerra 42 milioni circa di abitanti, ma ne aveva già persi molti, 5 milioni, rispetto all'ultimo censimento disponibile del 2005, quindi in una situazione di semipace aveva già perso 4 milioni e mezzo di abitanti. Ora in questo mese ne sono già venuti via almeno 2, e quindi questo, metteteci poi la tragedia dei morti eccetera, e insomma questo pone una questione di un'Ucraina che rischia cioè è già in una fase di tracollo demografico, per cui bisogna che la guerra, per dare una possibilità di ripresa all'Ucraina, finisca il prima possibile. Non è solo una questione ovviamente umanitaria, ma è una questione proprio di necessità demografica, perché c'è un dissanguamento che è continuo, e quindi questo è una cosa dalla quale non si può prescindere.